La solenne condanna fu gridata dai frati messaggeri ai quattro venti. Ero idolatra, eresiarca, strega, erelapsa, espergiura ed altro ancora. Contraddizione grande, estrema grazia, mi fu permessa l'ostia benedetta. Poi le sbarre si chiusero sull'ultima notte di solitudine e di pianto. Solitudine umana, ma altre voci misteriose scendevano a sfiorarmi, fruscii, odori, dove per chi fissa la morte in viso, Dio si trasfigura. Era il profumo ignoto dell'oceano, il tremare di un'unica stella, un usignuolo che sommessamente mi colorava di presagi l'anima. Queste due ottave, sono, alla metà del canto quinto, uno dei canti più importanti dal punto di vista anche storico della mia Giovanna d'Arco. Si è detto che un'opera di poesia è un sogno di adolescenza, realizzato nell'età matura. E questo è proprio il mio caso, perché io mi sono innamorata di Giovanna d'Arco quando avevo 12 anni ed è soltanto nel 1988 che questo libro, dopo infiniti studi, ricerche più che decennali, è esploso proprio, si è scritto come da solo in 31 giorni. È in parte la storia di Giovanna d'Arco, con un finale diverso, inventato da me, ma su una storia dissidente per la quale ci sono molte testimonianze. Molte e conturbanti testimonianze, devo dire, che sono naturalmente avversate dalla Chiesa, in quanto che la storia di Giovanna d'Arco, come la sappiamo noi, si è cristallizzata al tempo della canonizzazione. Il re non scrisse, l'angelo non venne, le forze sempre più mi abbandonavano. E la speranza di ogni forza al mondo radice prima mi fecero abiurare, verbo a me ignoto, in cambio del rilascio. Abiurai. E poi mi dissero il verdetto ti dà salva la vita, ma in prigione. E allora urlai che io preferivo il fuoco. E mi avvolse un silenzio molto simile a quello di Compiègne, fra la terra e il cielo. Solitudine immensa, unica voce, la lunga pioggia tenera di maggio. Quell'acqua interminabile era musica, vita, freschezza, la più opposta e forte nemica delle spire furibonde che su quel rogo mi avrebbero avvolta. Bernard Shaw, che ha scritto il più bel testo sulla Giovanna d'Arco, cioè la Santa Giovanna, no? Quando lei viene abbandonata da tutti, dai suoi capitani, dal re, perfino dall'arcangelo che non le parla più, lei dice: anche Dio è solo. La solitudine è la garanzia non solo della nostra libertà, che può essere anche disperata, ma è proprio la garanzia della purezza con cui noi guardiamo le cose, senza lasciarci sviare dai sentimenti, per esempio, no? O dalle occasioni o dalle paure. Giovanna d'Arco era anch'essa fuori tempo, era piccola eppure raccontava il suo amore a tutto il suo popolo francese, no? Ha combattuto per la libertà concreta del suo popolo. Maria Luisa Spaziani ha combattuto con le sue parole, con la sua spiritosaggine, con la sua leggerezza, anche lei per la libertà propria, ma leggendola è anche la libertà degli altri. E poi per quello che riguarda l'eresia, ha fatto una Giovanna d'Arco, che non va a finire sul rogo, ma che ci va volontariamente.
Quindi l'incendio della passione, io credo che sia un altro tema che lega la Giovanna d'Arco inventata, tra virgolette, o ripresa da Maria Luisa Spaziani alla propria personalità, cioè il fatto che lei non sia stata sacrificata ufficialmente, ma abbia deciso da sola di sacrificarsi per amore dell'invisibile. Lo dice Maria Luisa Spaziani, lo dice parola mio unico Dio. Ecco, la parola è un po' invisibile, no? È un po' l'invisibile, o quantomeno è un mezzo di trasporto per alcune persone verso l'invisibile. E questo bruciare delle ali dell'angelo insieme al bruciare della parola credo che sia un legame molto forte, molto profondo, misterioso, benché esposto tra Maria Luisa Spaziani e la Pulcella d'Orléans. Solitudine, libertà e uno sguardo diretto e puro verso la vita disegnano un modernissimo e apocrifo ritratto di Giovanna d'Arco, celebrata nel poema in ottave di endecasillabi senza rima, che Maria Luisa Spaziani pubblica nel 1990. Moderna, indipendente, intellettualmente libera e precocemente autorevole, la Spaziani nasce a Torino il 7 dicembre 1922 da una famiglia benestante. Gli studi sono coronati da una brillante laurea, conseguita nell'Ateneo torinese con una tesi su Marcel Proust, e la cultura francese diviene, fin dalla giovane età, la stella polare del suo universo. Il personaggio della Pulcella d'Orléans la conquista più tardi. La scrittrice ne intreccia nei versi del suo poema la storia e i sentimenti al tratto più intimo del suo temperamento. È stato per puro caso che mi abbiano imprestato un libretto su Giovanna d'Arco, ma un libretto molto modesto, poco più che da parrocchia, diciamo, no? E io mi sono infiammata, mi è sembrato il più grande sogno umano che si potesse fare, essere una persona del tutto sganciata da tutte le altre cose, per esempio la necessità di sposarsi un giorno. Quindi l'idea di questa creatura giovanissima, che quando ha avuto le prime visioni aveva 14-15 anni, Giovanna d'Arco, no? Ecco, l'idea che partisse senza un aiuto, senza una certezza, non sapeva neanche parlare francese, perché parlava un patois della Lorena, no? E senza aiuti di nessun genere, senza cultura, come abbia potuto pensare un suo sogno e realizzarlo, il tutto prima dei 19 anni. Lei è stata come una freccia che è partita ed è arrivata, e questo mi ha sempre inebriato veramente. Maria Luisa Spaziani è per certi versi una poetessa guerriera, una che ha affrontato la vita con la spada fiammeggiante in mano di alcuni ideali, prima di tutto la difesa della poesia, la difesa dell'amore, la difesa dell'amicizia, la difesa della leggenda. E a un certo punto nella storia, come la racconta Maria Luisa Spaziani di Giovanna d'Arco, a Giovanna viene data l'occasione di riplasmare la propria vita al fuoco, diciamo, di una quotidianità abbandonata alla tranquillità, a un benessere piccolo, a una felicità piccola. Lei rifiuta tutto questo, Giovanna rifiuta tutto questo, perché ciò che deve difendere è il sogno, è la fede nei sogni, e lei sente che il suo sogno fondamentale la porta verso il fuoco. È il fuoco della poesia, evidentemente. Giovanissima, a soli 19 anni, Maria Luisa Spaziani si trova a dirigere la rivista letteraria Dalla vita breve, soli 3 numeri, destinata ad aprirle le porte del mondo degli intellettuali del suo tempo. Il Dado. Non è ancora la poetessa guerriera, capace di una straordinaria pluralità di registri, ma per le pagine de Il Dado sceglie brani e autori destinati a segnare profondamente il Novecento.
Non scrivevo ancora, cioè avevo scritto qualche cosetta, ma non era assolutamente degno di essere pubblicato, tantomeno su una rivista mia. E quindi ho fatto così da capofila, da capocordata di un gruppo di amici che per lo più erano miei professori, oppure scrittori di Torino, no? Oppure Sandro Penna che avevo conosciuto per corrispondenza, oppure Virginia Woolf che avevo anche conosciuto per caso per corrispondenza e che sapendo di questa ragazza che aveva questa rivista post-ermetica mi ha mandato alcuni capitoli del suo romanzo The Waves, Onde, e l'abbiamo pubblicato in italiano ed è stata la prima volta che Virginia Woolf si è fatta conoscere in Italia. E poi c'era una dedica molto carina alla piccola direttrice in italiano. La breve ma indiscussa fortuna di Il Dado è occasione dell'incontro con Eugenio Montale, del quale Maria Luisa Spaziani ammira profondamente i versi, ma che non vuole conoscere. Di lui, che sarà l'ispiratore e il detonatore di tutta la sua produzione poetica, le hanno parlato male. E la giovane Spaziani non vuole incorrere in quella che si annuncia come una inevitabile delusione. Le cose però vanno diversamente e l'incontro del 1949 al Teatro Carignano di Torino segna il primo passo di un lungo sodalizio, come lei stessa ci racconta. Qualcuno mi aveva parlato male di Montale e aveva detto: ah, tu te ne sei fatto un mito, conosci a memoria gran parte degli Ossi di Seppia, ma sappi che è un uomo cattivo, aggressivo, c'è la morte con le donne, in particolare con le poetesse, è avaro, si veste male, non risponde alle domande. Oh Dio, ho detto io, se questo fosse vero io ne avrei una delusione tremenda. Per cui pur viaggiando e per conto mio, con la mia famiglia o per la rivista, e dove incontravo tanta gente, però io dicevo sempre: no, io Montale non lo voglio conoscere, non voglio. E poi è capitato, come ho raccontato tante volte, che lui sia venuto nel 49 a fare una conferenza a Torino. E lì per puro caso, perché quando ho finito questa sua conferenza, la direttrice di questi mercoledì letterari è venuta a prendermi per il tirato per il cappotto. Signorina, venga, venga, vogliamo presentare i giovani poeti a Montale. Io ho detto: guardi che io non sono un giovane poeta, non ho mai scritto niente, non si preoccupi. E poi Montale passava di fronte a questi 5 o 6 e diceva: piacere, 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 sempre con gli occhi bassi, senza una comunicazione vera fra lui e queste persone. Io ho detto: ah, è vero che è così antipatico, no? Poi si ferma davanti a me quando dicono il mio nome e mi dice: è lei? E io sbalordito ho detto: sì, le sembrerà strano, ma sono io in carne ed ossa. Dice: lei dirigeva una rivista che si chiamava Il Dado. Sì, dico io, sempre più sbalordita. E non mi ha mai invitato a collaborare. Ho detto, dico, guardi, non avrei mai osato, era una rivistina di giovani, dico, non. Lui dice: ma io ho aspettato che lei mi invitasse. A questo punto c'è stato uno stallo, un silenzio, più nessuno andava avanti, no? Come quando si ferma la macchina da presa. Allora io, non sapendo che cosa dire, ho detto: vieni a colazione da me domani. E lui dice: sì. E c'era vicino un famoso, abbastanza famoso poeta, pittore del tempo, che gli dice: Montale, non passiamo, non possiamo. E domani andiamo a pranzo dai Camerana, che erano vicino agli Agnelli, grandi personaggi della Torino di allora. E lui dice: purtroppo non posso perché devo andare a pranzo dalla signorina Spaziani. È arrivato il giorno dopo. Il bello è la sera, che quando io sono entrata nella camera da letto, visto che c'era ancora accesa la luce nella camera di mio padre e di mia madre, i quali conoscevano benissimo il nome di Montale e conoscevano due nomi, uno era Montale e l'altro era Proust, perché io avrei fatto la tesi di laurea su Marcel Proust. Allora io sono entrato e ho detto: mamma, non ti spaventare, domani viene a pranzo da noi Montale. Lei tira su gli occhi dal libro e mi dice: meno male che Proust è morto.
No. Quando l'abbiamo raccontata a Montale si è divertito moltissimo e si è talmente, è stato talmente bene con noi che veniva tutte le settimane e arrivava e diceva a mia madre: signora, mi dispiace, Proust è morto e io sono qua. Io penso che il loro rapporto l'abbia descritto meglio di tutti ovviamente Maria Luisa Spaziani, quando ha detto appunto che Montale diceva: io non sono mai stata bella, Montale amava la mia vitalità perché lui non era mai stato giovane. Allora io penso che questo sintetizzi con l'acume di Maria Luisa Spaziani il nucleo del loro rapporto. Molte delle letture riduttive che sono state prodotte intorno all'opera della Spaziani nascono dal fatto che molti pensano che la Spaziani sia soltanto un portato di Montale, un'allieva di Montale, anche brava, ma comunque un prodotto di scuola in qualche modo. Invece lei ha imparato moltissimo da Montale, ma è diversa, è fondamentalmente spiritualmente, ancora prima che linguisticamente o stilisticamente diversa. Cos'è che l'avvicina a Montale? L'avvicina a Montale è l'acquisizione di un linguaggio plastico, incisivo, capace di giocare secondo tempi e controtempi ben scanditi. Prendiamo per esempio l'uso della rima in controtempo, che rende indimenticabili certi finali montaliani. Oppure l'uso anche di certi termini del lessico preziosi, anche dei versi sono esplicitamente degli omaggi a Montale, come quando lei scrive i cocci di bottiglie in cima al muro, ecco. E poi lei ha preso da Montale il gusto eliottiano del cosiddetto correlativo oggettivo, cioè di oggetti emblematici, di oggetti che hanno una valenza emotiva che è inesprimibile se non in termini concreti. Ci sono moltissimi richiami della poesia montaliana nei testi di Maria Luisa Spaziani, era un maestro, per lei era veramente un maestro, ma un maestro con il quale lei sentiva di poter trattare alla pari, appunto, come un altro essere umano con il quale c'era uno scambio. E lei in cambio restituiva a Eugenio Montale, che effettivamente era anche lui molto ironico, però un ironico burbero, a differenza della Spaziani, di cui io ricordo questo sorriso smagliante, l'accoglienza costante. Ecco, questa cosa io credo che abbia molto attratto Montale, cioè era l'energia, no? Dove seppellirò l'oro che porto, dice lui, rivolgendosi alla Spaziani, che viene, che è il carnivoro biondo, cioè è una forma di vita accogliente ma pericolosa. Ed è anche un rifugio e una propulsione per un uomo come Montale, che era un rivoluzionario della poesia, ma era un malinconico e delle volte, benché la sua poesia fosse anche una grande onomatopea del mondo, della musica del mondo, delle volte era barricato dietro le parole. E Spaziani invece aveva un uso anche della poesia stessa più comunicativo rispetto a Montale, quindi credo che effettivamente reciprocamente potessero scambiarsi delle istruzioni sulla vita e sul fare poesia. Ora però lei è profondamente diversa da Montale in senso spirituale, in un senso profondo. C'è un bellissimo saggio di Cesare Garboli che spiega la differenza che c'era tra le poesie epigrammatiche di penna e i mottetti di Montale. In Montale c'è una specie di umiliazione di fondo, il senso come di essere in esilio nella vita, di non poter godere appieno della vita, di non poterla assaporare in pieno. Invece in penna c'è una straordinaria potenza erotica, no? Nella Spaziani c'è una fondamentale joie de vivre, c'è proprio una appassionata adesione alla vita in tutti i suoi aspetti, che le permettono sempre di affrontare anche il dolore e di filtrare dal dolore sempre qualcosa di positivo, di vitale. Lei era un'innamorata, e io l'ho visto anche frequentandola, un'innamorata di tutti gli aspetti della vita, dal viaggio, all'amicizia, al cibo, alla musica, agli incontri, tutto la innamorava e faceva di lei una persona
che a sua volta innamorava chi la frequentava, una persona trascinante, una persona ricca di entusiasmo. Siamo stati vicini circa 12 anni, più o meno, perché poi io mi sono trasferita a Roma, ci siamo un pochino persi di vista, ma è stata un'amicizia, sembra strano l'aggettivo, ma divertentissima, perché Montale, quando c'erano poche persone, o meglio ancora nessuna, aveva un senso umoristico straordinario. Era divertente, era paradossale, e diceva che se tutte le sere noi pensassimo alla giornata che abbiamo vissuto, ci troveremo qualcosa da raccontare in senso comico. Ecco il punto fondamentale, le risate. Raramente mi sono divertita e ho riso, come con Montale. In lui l'umorismo, il comico, andavano in profondo. Anche quando si incarnavano in piccole situazioni o minimi i personaggi, c'era sul fondo una certa curiosità o angoscia delle aporie, delle gaffe, la benedetta svista, lo spiraglio che butta un lampo sulla scorza delle convenzioni e della buona educazione forzata, base del nostro comportamento fin da bambini. Ho scritto un libro che si chiama Montale e la Volpe, dove racconto tutta la mia storia di questo lungo sodalizio con Montale. E ci sono almeno 15 o 16 episodi che dimostrano proprio l'occhio particolare che Montale aveva per le situazioni comiche o paradossali. Conoscendolo per quel grande poeta che è, dalle Ossi di Seppia, Occasioni e la Bufera, tutti penserebbero invece a un poeta molto serioso, ecco, diciamo così, un po' solenne. E qualche volta poteva dare questa impressione, soprattutto se si sentiva a disagio, se c'erano dei giornalisti, dei curiosi, delle persone che non conosceva, allora si ritirava nel guscio e non dava questo senso di brillante che aveva nella sua conversazione. Tutti dicono che l'ha inventato Montale la parola volpe, non è vero, era proprio un mio nomignolo, soprannome, avevamo in famiglia tutti i nomi di animali. Al principio addirittura lui mi chiama Mia Fucsia. Fucsia è un fiore, però in tedesco Fuchs vuol dire volpe. L'incontro con Montale è una formazione intensa e variegata, nutrita di pagine dei grandi classici accanto all'amatissimo Proust, segnano gli anni 50. Maria Luisa Spaziani coltiva e rivela nello stesso periodo un indiscusso talento per la traduzione. Il primo poeta che ho letto, che mi è stato molto vicino, essendo io torinese, è stato Guido Gozzano. Anche perché io ho avuto la fortuna di avere un padre che era industriale ma amava molto la poesia. Allora la sera, dopo che si sparecchiava, tirava fuori dei libri e ci leggeva un'ottava del Tasso, una poesia di questo, di quest'altro. E io mi sono proprio abituata da bambina all'orecchio all'endecasillabo, che poi doveva rimanere una mia connotazione fondamentale. Quindi Gozzano l'ho sempre amato moltissimo e continuo ad amarlo moltissimo. E anche la Amalia Guglielminetti. Poi, prima ancora di conoscere i miei amatissimi francesi, quelli dell'ultimo 800 e del primo 900, ho avuto alcuni anni di violento amore per il romanzo. Il primo romanzo che mi ha veramente colpita moltissimo è stato Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, e subito dopo è venuto il Don Chisciotte. E poi ne ho letti tanti altri, ne ho tradotti tanti altri. Ecco, per esempio, Madame Bovary lo considero un libro mio, proprio lo sento molto molto vicino, ecco, come se l'avessi visto nascere. Per me è un'opera germogliante in ogni sua parola. Vorrei sottolineare il valore, fra tutte le sue traduzioni di poesia, delle sue traduzioni veramente bellissime
dei classici francesi, ci sono dei versi che lei traduce in modo infedele ma che restano memorabili. Lei sa benissimo che per tradurre bisogna reinventarlo un testo, come ogni grande amore va reinventato continuamente. E poi naturalmente tutte le traduzioni di prosa, tradotto oltre a Madame Bovary, ha tradotto Sol Bello, ha tradotto Goethe, ha tradotto il Siddhartha di Hermann Hesse. Ispirata dalla parola scarna e assoluta di Montale, illuminata dal mondo caleidoscopico di Marcel Proust, accompagnata dalla lettura di amatissimi autori contemporanei, ma anche dai capolavori del passato, Spaziani sembra trovare facilmente il suo registro che, come Proust e Montale le insegnano, sa giocare con fluidità e destrezza tra l'alto e il basso, tra pensosità e ironia. Proust è stato veramente il motore centrale di tutta una serie di mie sensibilità, lo direi al plurale, soprattutto per quanto riguarda il tema della memoria, che ha continuato e continua ancora adesso in ogni mia poesia. C'è sempre questo contrappunto fra realtà vissuta e realtà ricordata. Proust è stato un sogno che è durato 3 anni, mi sono laureata proprio non soltanto sull'idea generale della recherche, ma anche sulla stilistica, perché uno dei miei maestri è stato Leo Spitzer, il famoso inventore della critica stilistica, e Proust è anche un autore divertentissimo, pieno di spirito proprio, no? E ci sono delle trovate umoristiche che sono soltanto sue e si riconoscono come sue. Proust è lo sappiamo, essenzialmente una cattedrale, no? L'opera di Proust, la Recherche, è un'immagine che ha usato lo stesso Proust. E a un certo punto, chiudendo la sua raccolta Transito con catene, dice la Spaziani in uno dei suoi epigrammi memorabili: sulla sabbia ormai scrivi da anni, riposati innalzando cattedrali. Questo non significa che poi lei veramente il seguito della sua opera, l'opera posteriore Transito con catene, abbia mai raggiunto la dimensione della cattedrale. In un certo senso si è avvicinata a questo con le sue raccolte che lei stessa riteneva più importanti, cioè la Giovanna d'Arco e la Traversata dell'Osi, però non si può dire che queste sono delle cattedrali. Però c'è in lei una tensione proustiana, nel senso che lei, partendo dalla conversazione quotidiana, ecco, il Proust ironico, il Proust conversativo, il Proust del tè delle cinque, per così dire, no? Lei cammina attraverso la frivolezza, lei cammina attraverso il gioco mondano, attraverso le maschere sociali, eccetera, eccetera, cerca di compiere quello stesso cammino che ha prodotto Proust per arrivare a cosa? Non alla cattedrale, ma qualcosa di ideale, qualcosa di assoluto, perché lei sente la poesia come un assoluto. Sente che nella poesia c'è in gioco una ricerca di verità. Non arriverà mai a quel momento di intersezione fra il tempo e l'eternità, che è il tempo ritrovato. A un certo punto lei dice: mia vita incompiuta cattedrale. Quindi lo sapeva benissimo lei di non poter arrivare agli stessi orizzonti di Proust. Però ha nutrito la sua vita e la sua scrittura, la sua idea di poesia, la sua pratica di poesia, di valori proustiani, in diversi sensi. Resta con me per sempre, solitudine, disteso vento lungo le notturne praterie nel cuore dell'estate. Resta con me nei secoli, fa sciogliere ogni sigillo col tuo fuoco, consola nel tuo bacio di rugiada quest'erba alta che adagio sfiorisce sotto stelle che non rispondono. Fin dagli esordi con la raccolta del 1954, Maria Luisa Spaziani pubblica con Mondadori, che l'annovera per tutta la sua lunga e generosa vita in versi come nome di punta nella prestigiosa collana de Lo Specchio.
Con Mondadori ho avuto una fortuna superiore ai miei meriti, credo. Perché? Quando io ho cominciato a scrivere le prime poesie, 16, 17, 18 anni, eccetera, mio padre non voleva assolutamente che io scrivessi perché aveva paura di grandi delusioni. Insomma, mio padre ha detto: se proprio ti vuoi togliere questo capriccio, metti insieme queste poesie, io pago l'edizione e la facciamo dall'editore che vuoi tu. A quei tempi a Torino, vicino a Torino, ad Alpignano, c'era un grandissimo stampatore e io mi ero messo in mente, Tallone si chiamava, mi ero messo in mente di farmi un libretto con lui. Però ho detto: chissà se gli piacciono, chissà se vanno bene, sono poesiole. Gliel'ho mandato e lui ha risposto: belle le sue poesie, le stampo senz'altro, 300.000 lire. 300.000 lire nel 52-53 era una somma, ma mio padre mi ha detto: purché non ne parli più di poesia, ti faccio l'assegno, e me l'ha dato. Mentre io andavo alla posta a spedire queste poesie a Tallone, per la strada ho detto: ma quanto sono scema, dico, ma da quando ero alle scuole elementari mi facevo delle piccole edizioni, i miei scritti, scrivendo sotto editore Mondadori. Perché non provo prima con Mondadori? Quando Mondadori mi avrà detto di no, e poi mando le 300.000 lire a Tallone e facciamo il libro. Sono entrata in una tabaccheria e l'ho mandata all'editore Arnoldo Mondadori, via Corridoni 39, Milano. Non raccomandato e senza lettera d'accompagnamento. Dopodiché, avevo avuto quell'anno, nel 53, avevo avuto la prima borsa di studio a Parigi e arrivo a Parigi e dopo 15 giorni mi arriva il contratto Mondadori per Lo Specchio. E ho detto: non è assolutamente possibile, qui c'è qualche cosa che non funziona, no? E per la strada incontro uno scrittore che si chiamava Beniamino Ioppolo. E gli dico: Beniamino, senti, ti devo far vedere una cosa, andiamo in un caffè, mi è successa una cosa strana, guarda, ho ricevuto questo contratto. Lui lo guarda e dice: oh, complimenti, una donna nello specchio. E dico: sì, un momento, dico, guarda, però c'è un fatto, che noi a casa abbiamo un giardiniere che è fratello di uno spedizioniere della Mondadori. Mio padre, a cui piace tanto fare gli scherzi, ne faceva di tutti i colori, dice: si è fatto dare uno stampato e me l'ha mandato per prendermi in giro. E lui dice: ma scusa, come fa tuo padre a sapere che da 2 mesi Remo Cantoni è il direttore della collana? Come fa a sapere che la controfirma deve essere del signor tal dei tali? Dice: poi la carta è giusta, guarda che questo è vero. Dico: ma non è possibile. Dice: senti, tu rispediscilo. Io lo rispedisco e dopo 15 giorni mi arriva il contratto controfirmato, con una lettera che diceva: guardi che il libro non potrà uscire se non fra 8 mesi o 10 mesi. Figurati, oggi si aspetta 4 anni per un libro, no? E il libro è uscito. Allegri e mesti erano i ricordi, nebbiosa, misera trama della vita. Sul futuro si aprivano finestre, ora buie, ora azzurre di palmizi. Ma qui il tempo fu vivo, fu presente. Fu il tanghero che impone il pagamento immediato. L'imprecisione delle ore si fece allucinante chiarezza e il tormento mirose instancabile come una marea. Ora so cos'è vivere, un gioco crudele che inchioda profonda ogni fibra alla ruota del tempo. E mentre il sogno corre le sue pianure sconfinate, noi, come un giovane frutto, sentiamo la linfa salire e placata al meriggio fermarsi, mentre il tragico peso cresce fino a staccarci dal ramo.
il mio libro, me lo ricordo bene, è uscito nel giugno del 54. È passato giugno, luglio, agosto, settembre, un silenzio totale. Io ho detto, sarà la prima volta nella storia della Mondadori che un libro non ha neanche un riscontro. Il 12 ottobre, me lo ricordo perché per me è stato il mio battesimo proprio, esce sul Corriere della Sera un articolo di Emilio Cecchi, che era proprio il pontefice del momento, il più importante di tutti, che diceva uno dei libri più magnanimi delle ultime generazioni, dice, dove la cultura si sposa profondamente con la natura in un modo straordinario. Allora, nel giro di un mese ho avuto 7-8 recensioni, subito si sono attaccati tutti e ne hanno fatto un caso. Da allora non c'è mai più stato un momento di rilasciamento o pentimento da parte della Mondadori. Per cui, come dico, siamo andati dal 54 al 2, quando è uscito uno dei miei libri sicuramente più belli di tutta la mia storia, e io continuo proprio a sentirlo come il cuore del mio cuore, che è La traversata dell'Oasi, che è un libro di poesie d'amore che ha fatto molto scalpore, perché non è un amore ricordato, un amore citato, un amore letterario, ma era un amore vero, soltanto che dato alla mia età erano tutti molto perplessi. Ibernati, incoscienti, inesistenti. Proveniamo da infiniti deserti. Tra poco altri infiniti ci apriranno ali voraci per l'eternità. Ma qui, ora, c'è l'oasi, catena di delizie e tormenti. Le stagioni colorate ci avvolgono, le mani amate ci accarezzano. Un punto infinitesimo nel vortice che cieco ci avviluppa. C'è la musica, altrove sconosciuta. C'è il miracolo della rosa che sboccia. E c'è il mio cuore. I versi d'amore di Maria Luisa Spaziani, particolarmente appunto La traversata dell'Oasi, che poi tra l'altro è un titolo bellissimo, no? che racconta la nostra precarietà, che era uno, il tempo, è anche uno dei grandi temi di Maria Luisa Spaziani. È un libro coraggiosissimo, perché in realtà io non sono ancora arrivata a quell'età, ma penso e credo che il desiderio viva insieme a noi per tutta la nostra esistenza. Ma lei ha avuto il coraggio di metterlo per iscritto. E lo ha fatto con raccontando, tenendo una specie di diario degli empiti, dei sussulti della propria anima e del proprio corpo, in una maniera millimetrica, nel senso che lei racconta l'inizio e quindi l'enfasi assoluta di questo amore iniziale, questo no, desiderio di baci, di abbracci, poi la caduta in un presunto disamore e infine il ritorno. Allora, in questo testo, appunto, come dicevo, lei dice che l'altro è per metà un nostro fantasma. Quindi, e questa è la meraviglia, no? dell'amore, nel senso che non si sa mai bene chi sia e perché noi stiamo amando precisamente quella persona. Possiamo riconoscerne i tratti, possiamo... Ecco, e Spaziani racconta questo mistero, questa impossibilità di raggiungere, questo suo coraggiosissimo abbandonarsi al mistero dell'altro, abbandonarsi al mistero dell'amore in sé e lasciarsene travolgere con la freschezza e l'ingenuità. Questa è una cosa, se lei sembra sempre sorpresa di quello che prova, questa è una cosa che mi commuove moltissimo di questo testo di Spaziani, che lei, nonostante abbia già vissuto 78 anni e poi insomma è il resoconto di 3 anni di vita, è sorpresa, racconta con meraviglia, con stupore, questo essere travolta da un sentimento che la scuote fino alle fondamenta, e lei non ha nessuna vergogna a raccontarcelo. Sono molti i viaggi per lavoro e per diporto
che nutrono nel tempo l'esperienza e gli incontri intellettuali di Maria Luisa Spaziani, che insegna per oltre 28 anni presso l'Università di Messina. Tra le amicizie degli anni siciliani spiccano Gesualdo Bufalino, Lucio Piccolo e, soprattutto, Leonardo Sciascia. A Sciascia devo moltissimo, anche se non nel campo della poesia, però mi dava dei consigli, mi seguiva. In uno dei miei libri, Transito con catene, io avevo scritto una serie di poemetti di 4 versi dove in ognuno c'era un'espressione latina, memento mori, sicut die, eccetera. E copiandolo io a macchina, cosa che non volevo lasciar fare alla mia segretaria, invece di litanie, si chiamava così, ho scritto latinie. E Sciascia mi ha detto, poi l'ha scritto anche, quando la macchina da scrivere fa un refuso, vuol dire che gliel'abbiamo dettato noi, vuol dire che dentro di noi quella parola lì era più vera di quella originale. E difatti è rimasto latinie. Sciascia è stato un grande personaggio, veramente, un grande personaggio. E io me lo ricordo un flash della mia memoria, quando prendendo il traghetto da Messina a Reggio ho visto un uomo che singhiozzava con le mani nei capelli. Era il giorno dell'omicidio di Moro. Latinie. 1. Credo quia absurdum. Amarti uguale vivere. Ogni alba una pietra miliare. Deve restare absurdum. Credere e non pensare. 2. Quale radar m'orienta dentro il buio in cui giri e raggiri? Quale Dio m'aiuta de profundis a trarre altri respiri? 3. Vanitas vanitatum, la messe di quei baci, quella messe infinita così presto finita. Ortica l'olio, gramigna, orgoglio. 4. Gli ho detto, il sole stesso ha una sua fine, fulsere quondam tipi candidi soles, ma lasciatemi in pace, labbra siepi di spine. 5. Dies ire del sangue, addio degli addii, bocca di pietra che immobile trema, dilaniato aquilone contro l'alta tensione. 6. Amasti, amabo, amare, vaneggiante rumore di mare, dormitare, dormire, meno arduo morire. 7. Ciò che un giorno sei stato hic et nunc, ora lo sei per sempre ailleurs et tunc. Non più gioia né strazio, non più tempo né spazio. 8. Ve ne andrete, memorie. Se il fuoco si ritira dalla foresta, restano poche e pietose scorie. Memento mori. È certo più assoluto ricordare d'aver vissuto. La Spaziani era una donna che credeva nella verità del caso, più che forse nelle verità della psicanalisi. Lei è stata guidata a una visione sapienziale della vita dal suo profondo incontro d'amore con Elemir Zolla. E lei sapeva quindi che un lapsus può essere una crepa, una faglia che si apre improvvisamente nella tessitura del linguaggio per rivelarci qualcosa che è l'indicibile, che è l'altrove, che è il silenzio. Queste latinie sono una serie di epigrammi in cui lei gioca con grande abilità, con grande virtuosismo su diverse situazioni, tornano sempre i suoi temi, in primo luogo l'amore. È un divertissement profondo, sapienziale. Calvino aveva detto che la Spaziani è
un'autrice insieme ispirata e spiritosa. Anche in queste latinine noi sentiamo il soffio dello spirito che sposta la lettera del linguaggio e nello stesso tempo lo spirito come humor, come wit, come butade, come gusto dell'improvvisazione. Maria Luisa Spaziani era una donna che intesseva relazioni, era una grande affabulatrice, quindi dove si trovava lei, devo dire, senza nessuna presunzione o senza nessun imbarazzo. E nella sede del Premio Montale c'era Giorgio Caproni, c'era Mario Luzzi, cioè c'erano autori dei quali lei aveva, verso i quali lei aveva amicizia poi alla fine, e dei quali lei poi parlava rendendoli tridimensionali. Io purtroppo appunto non ho fatto in tempo a conoscere Giorgio Caproni, e quando lei ne parlava però avevo la percezione che fosse davanti ai miei occhi, perché lei era capace appunto di formare, così come nella poesia, anche con questa sua intelligenza dell'oralità, no? Di formare davanti ai nostri occhi la cosa, la persona della quale stava parlando. E, allora, la sua poesia si muove all'interno della poesia italiana di quegli anni, devo dire un po' come un'eccezione in quanto a leggerezza, cioè la sua era una leggerezza molto francese, aveva anche in alcuni testi una ariosità nord-europea, non era propriamente italiana. Ci sono delle affinità particolarmente però con la poesia di Giorgio Caproni, con l'essere così rastremato. Diciamo che Spaziani dà il suo meglio nella misura breve, perché lì lei folgora con la sua intelligenza. Mentre la società si affaccia agli anni Ottanta, Maria Luisa Spaziani, dopo il successo di Transito con catene del 1977, dà alle stampe Geometria del disordine. È il 1981. La raccolta, che riceve il premio Viareggio, si incentra sul tema amoroso, toccando a tratti, con innegabile e divertita grazia, le sfumature di una dichiarata intenzione erotica. L'eloquenza. Con timoroso stupore accedo alla tua nudità, guizza il pesce di marzo della luce, inguini anfratti e già un corallo pallido di vene traccia mappe del dorato. Dormi. E il silenzio e cembalo stregato che ci percorre il sangue ricongiunto. Scivola sul pendio di neve azzurra la mano luna in brividi e tepori. Amarti, ma il linguaggio è una gabbietta di cornacchie assai rauche. La più saggia eloquenza sarà tacerti accanto, mio germoglio che dormi nella neve. Questa è una poesia tratta da un mio ormai antico libro del 1981, Geometria del disordine, edito sempre nello Specchio di Mondadori, che ha avuto l'avventura di vincere il premio Viareggio. È una poesia erotica, evidentemente, una delle mie rare poesie erotiche, in mezzo a molte poesie più genericamente amorose. Che cos'è l'erotismo, se lo sono domandato migliaia di scrittori e anche molte poetesse? Per esempio nel mio libro Donne in poesia ci sono dei riferimenti molto chiari per quanto riguarda per esempio la Alfonsina Storni, la più grande poetessa argentina, oppure la nostra Amalia Guglielminetti, che voleva proprio trovare qualche cosa di specifico, di comunicabile, di comprensibile in questo grande fenomeno cosmico che è l'erotismo. Credo nella mia vita se mi dico ho parlato. Credo nella mia parola se mi dico ho vissuto. In questi versi è racchiusa la sintesi della poesia di Maria Luisa Spaziani, la sua traccia umana e intellettuale. Vita e parola poetica, Eros e solitudine, libertà e ironia ne delineano un singolare ritratto mai statico nella complessità del Novecento letterario italiano.
Come la sua Giovanna dal finale apocrifo e modernissimo, la scrittrice ha sempre fuggito la noia e mai ne è stata davvero insidiata. Solitaria, ma intensamente curiosa e comunicativa, la sua poesia si incastona nel Novecento con il tratto di una unicità assoluta. Così si rappresenta nei versi degli ultimi anni. Io cammino pestando la mia ombra. Non ne uscirò nemmeno per un metro. Ho paura di perdere me stessa o mi spaventa l'orizzonte. Vorrei vederla sciogliersi, dissolversi, questa sagoma nera, emblema del mio peso. So di essere altro, un puro spirito, attenta ad inciampare. Maria Luisa Spaziani si spegne a Roma il 30 giugno 2014. Riposa presso il cimitero monumentale del Verano. Il suo lascito intellettuale di poetessa guerriera la consegna di diritto al Pantheon dei grandi letterati che hanno illuminato il secolo breve, come la sua Giovanna, immortale, libera, assoluta e moderna, ha illuminato i suoi versi. La sua opera è assolutamente irripetibile. Tant'è vero che lei ha scritto una volta: se dovessi rivivere vorrei essere papa, astronomo o pirata, perché la sorte che mi fu concessa non potrà mai essere copiata. Quindi lei sapeva che anche se avesse avuto la possibilità di reincarnarsi non sarebbe più stata poeta, perché quello era il suo destino, qui e ora. Maria Luisa Spaziani lascia un'intelligenza folgorante, una capacità di rovesciare il destino appunto attraverso l'ironia e non soltanto, anche attraverso una affettività improvvisa. Io, se posso raccontare un ricordo personale di lei, io ho una storia particolare, ho due genitori che si sono suicidati perché erano sposati, hanno avuto tra di loro una storia d'amore, e quando raccontai questa storia a Maria Luisa lei fece un gran sorriso e mi disse: bene, sei fortunata, perché i figli dell'amore hanno un enzima in più. Io questa cosa non l'ho più dimenticata la racconto perché, oltre ad essere un ricordo affettivo, è un ricordo emblematico della figura di Maria Luisa Spaziani, che era capace appunto sia con questa sua essere spiritosa e leggera, sia con il suo essere così profonda e folgorante, di rovesciare le carte sul tavolo del destino. Oltre ad aver lei lasciato un'eredità poetica strepitosa, un lascito poetico, meno nota è forse l'eredità che abbiamo avuto da lei dal punto di vista teatrale. Lei ha scritto questo Giovanna d'Arco per una voce di donna, creando un personaggio, quello di Giovanna d'Arco, da un punto di vista teatrale pazzesco, perché lei riesce a rivalutare questa figura, a rivalutare dal punto di vista della contemporaneità, perché è una Giovanna d'Arco che segue una tradizione spuria rispetto all'andamento normale della storia e conoscerà anche la pesantezza della noia. Quindi io le sono infinitamente grata, perché unita a una lingua, a un linguaggio poetico ma al contempo fortemente teatrale, lei ci ha restituito un personaggio fortemente teatrale e fortemente contemporaneo. Sono 20 anni che continuo a frequentare questo testo, grazie a questo testo ci siamo conosciute nel 2000. Lei era una donna affamata di vita, una donna di grande cultura, ma anche molto curiosa della quotidianità, della vita pratica. Era una donna molto generosa dal punto di vista umano, molto sui generis, molto particolare, anche un poco sopra le righe. E io sono felicissima di averla potuta ricordare oggi qui, siamo nel Ninfeo di Villa Giulia.
Lei ha fatto per tanto tempo parte della giuria del premio Strega e quindi è un luogo che la rappresenta fortemente. E ho portato con me oggi questo libro, che è appunto la sua Giovanna d'Arco, che lei mi autografò con una dedica alla quale sono molto affezionata, a Gaia Prea, alla sua voce, fra l'altro, grazie, Maria Luisa Spaziani. È il momento in cui Giovanna d'Arco apparentemente viene fatta prigioniera. Secondo la versione della Spaziani poi fuggirà, ma Giovanna a questo punto ancora non lo sa. Fui trascinata a piedi, incatenata e legata al cavallo di un francese, complice dei nemici. Tutti urlavano: «Strega, ti bruceremo!» Ma un silenzio per me planava tra la terra e il cielo. Solitudine immensa. Così Cristo nell'orto di Getsemani. Inciampavo sulle aguzze macerie del mio sogno. Sì, era il segno. Dio mi rispondeva, come a un amato a lungo atteso. Mi avviai nel buio incontro al fuoco, spire, color di sangue aurora, mi ammantarono, timide prima e poi ruggenti e forti, ben diverse dal fuoco stupratore che su quel rogo mi avrebbe avvinghiata. Profondo abbraccio, appassionato ed unico. E mentre già le vesti fiammeggiavano, di colpo lui mi apparve. Era l'arcangelo del nostro primo incontro e il mio stupore rinacque intatto dai lillà di casa. Tu chiamavi piumaggio queste luci che alle spalle mi spuntano. Giovanna, devi sapere, sono pura fiamma e in cima al tuo destino t'aspettavano.